Amici della pallamano, buon pomeriggio. Sta per prendere il via il, dalla sede federale di Roma il sorteggio della pool d'ammissione ai playoff in Serie A maschile, prima divisione eh, nazionale. Sorteggio che giunge al termine eh, della seconda fase ed è un sorteggio che riguarderà le tre seconde classificate dei gironi A, B e C. Eh, ricordiamo che la seconda fase è giunta alla sua quinta penultima giornata nella pool playoff al momento nel girone B abbiamo già eh, definito eh, l'Ambra come seconda classificata girone C che vede invece il Fondi eh, da giocare invece e eh, da definire dunque la seconda posizione del girone A con Bolzano e Pressano attualmente eh, entrambe appaiate a 18 punti in testa alla classifica il sorteggio di questa seconda fase prevederà appunto eh, il sorteggio della sola prima gara della pool D'ammissione, ehm, con le formazioni che si affronteranno poi nel weekend del 25, 26 e 27 aprile eh, alla Pala Santa Filomena di Chieti. Eh, per decidere quale sarà la vincente, e dunque, la quarta eh, semifinalista delle semifinali, scudetto di serie A maschile 2013-2014, la prima gara vedrà dunque la seconda classificata del girone C. affrontare la seconda classificata del girone A viene pertanto definito il calendario di tutta la pool d'ammissione ai playoff con la seconda giornata che vedrà la terza squadra non sorteggiata eccola qui, quella della seconda classificata del girone B affrontare la perdente tra seconda classificata del girone C e seconda classificata del girone A la stessa terza squadra, dunque seconda del girone B affronterà poi la vincente eh, nella giornata eh, conclusiva della pool d'ammissione lo ricordiamo alla Palazzanta Santa Filomena di Chieti per quanto riguarda invece il secondo sorteggio che prende il via adesso, andiamo a definire il tabellone eh, delle semifinali scudetto eh, con le prime classificate dei gironi A, B e C e la vincente del concentramento delle seconde, eh, del quale abbiamo appena effettuato il sorteggio, eh, che eh, andranno ad affrontarsi con la formula dell'andata e eh, ritorno a eliminazione diretta in un classico tabellone eh, playoff. Ricordiamo che eh, la eh, prima sorteggiata eh, di, questo, di questa appunto estrazione disputerà in casa gara 1 di semifinale se qualificata in casa la gara 1 di finale, eh, il sorteggio della seconda squadra invece prevederà che questa stessa formazione disputerà gara 2 di semifinale fuori casa e, ehm, se è qualificata in casa la gara 1 di finale. La prima classificata del girone B, che, dando un'occhiata alla classifica, è la Terraquilia Carpi, giocherà gara 1 di semifinale e l'eventuale gara 1 eh, di finale, affrontando nelle semifinali la prima classificata del girone C. Con un occhio alla classifica si tratta della Junior Fasano. Nella seconda semifinale invece inizia in casa la vincente della pool eh, delle seconde classificate, che lo ripetiamo si disputa nel weekend del 25 aprile a Chieti. Che affronterà la restante squadra la prima classificata del girone a che verrà fuori dallo scontro diretto di sabato prossimo fra pressano fra bolzano e eh, pressano appaiate l'abbiamo detto a 18 punti ricapitolando nel Concentramento delle seconde classificate che definirà la quarta semifinalista, inizieremo eh, con la prima gara, quella di venerdì 25 aprile alle ore 16 fra seconda classificata Girone C contro seconda del Girone A, la terza squadra non sorteggiata, dunque la seconda del eh, Girone B, affronterà prima la perdente del primo confronto e il giorno dopo, il 27 aprile, sempre alle 16 eh, la eh, vincente. Per quanto riguarda invece le semifinali scudetto, gli accoppiamenti prevedono la prima classificata del girone B affrontare la prima classificata del girone C. Eh, L'abbiamo detto: si gioca con formula dell'andata e ritorno, eh, due gare. E eh, il quarto incontro è la seconda, eh, la vincente della pool delle seconde affrontare la prima classificata del girone A. Grazie per averci seguito, è tutto. Buona serata.